Stiamo vivendo un momento difficile e complesso e la complessità per essere governata ha bisogno della pluralità dei punti di vista. Siamo un paese ricco di scienziate, di economiste e di imprenditrici. Ci sono donne con competenze altissime, come le scienziate, che hanno isolato il virus in Italia. In Italia le donne sono scelte per posizioni apicali, spesso quando c'è più da lavorare e meno da gestire il potere. E spesso e volentieri le donne che sono brave, competenti, dico la loro, risultano antipatiche. Devono lottare per abbattere il filo spinato di pregiudizi che le separa dal mondo del lavoro, in particolare anche dal campo della scienza. Mi viene spontaneo pensare al fatto che la cultura dominante sia ancora basata, su un livello forte di patriarcato. Mi piacerebbe vivere in un mondo dove non fosse neanche lontanamente possibile immaginare di formare un comitato di esperti che non contenga neppure una donna. L'assenza delle donne nei comitati costituiti dal governo è purtroppo figlia di un'altra grande assenza, l'assenza delle donne ai vertici delle università, degli enti di ricerca, delle istituzioni di vario genere. Le dirigenti scolastiche delle scuole primarie devono poter aver voce. Loro non ci sono nella task force del Ministero, ma sono loro le esperte della politica del sistema integrato, delle emense, del tempo pieno, di tutte quelle politiche che hanno consentito e che solo potranno consentire a tutte le donne che lavorano di non dover scegliere ancora e di nuovo tra figlio e lavoro. Questa è una lotta che dobbiamo fare ogni giorno per avere un'Italia diversa, migliore e per dimostrare a noi giovani che è ancora possibile credere e realizzare i nostri sogni, indipendentemente dal genere. Le donne devono comandare come comandano a casa.